Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo in diretta per la terza sessione dei lavori del convegno organizzato dalla Confagricoltura di Siena, Unione Provinciale Agricoltori, sullo smart working per capire come il lavoro agile possa essere regolamentato dopo il periodo della pandemia nel quale è stato sperimentato, per capire appunto le prospettive e l'opportunità che questa forma di lavoro offre soprattutto alle aziende del settore privato in Italia. Abbiamo invitato a questa terza sessione l'onorevole Deborah Serracchiani, l'onorevole Renata Polverini, l'onorevole Camillo D'Alessandro, l'onorevole Guglielmo Epifani, la senatrice Susi Matrisciano, l'onorevole Monica Ciaburro, la senatrice Tiziana Nisini e l'avvocato Giampiero Falasca. Ringrazio tutti loro. La tavola rotonda, anche se in questa modalità nuova, seguirà le regole che di solito seguiamo in questi casi, cioè ci sarà un primo giro di tavolo e poi faremo delle domande puntuali in un secondo giro. Noi confidiamo di finire i lavori entro le 17:30, 17:45 al massimo, quindi chiedo a tutti i relatori di contenere i loro interventi nei 5-10 minuti canonici e quindi li ringrazio anticipatamente per questo. Brevemente, stamattina abbiamo iniziato con un esame, diciamo, delle caratteristiche del lavoro agile proprio dal punto di vista normativo con giuslavoristi e docenti di diritto del lavoro che ci hanno un po' rappresentato sia la disciplina vigente sia le problematiche che si sono presentate in questo anno di applicazione a seguito dell'emergenza del lavoro agile. E poi nel primo pomeriggio, quindi fino a pochi minuti fa, abbiamo avuto un'interlocuzione con i rappresentanti delle principali amministrazioni competenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, INAIL, INPS e INL, nonché rappresentante sindacale della Confagricoltura nazionale che ci ha parlato del ruolo della contrattazione collettiva rispetto al lavoro agile, alla normativa del lavoro agile. È chiaro che in questo terzo momento, che vuole essere, diciamo, anche una chiusura e una rappresentazione di quali sono le prospettive future ai nostri interlocutori istituzionali, chiediamo cosa pensano circa l'opportunità di regolamentare per il futuro questa speciale forma di lavoro. Ovviamente a partire dall'esperienza insomma della pandemia, di quello che è stato più che un lavoro agile, come abbiamo scoperto stamattina, vero e proprio un lavoro da remoto, un lavoro diciamo a distanza, ma che ha semplicemente poi trasposto, diciamo, il luogo fisico in cui si rende la prestazione dall'ufficio alla casa. Eravamo tutti un po' impreparati, salvo alcune eccellenze, esperienze, però questa sperimentazione ci ha consentito anche di focalizzare meglio quali sono le carenze normative, se ce ne sono, e le opportunità per le aziende e per i lavoratori. Quindi su questo chiederemo, insomma, ai rappresentanti del mondo istituzionale e politico quali sono gli orientamenti che stanno emergendo. Cominciamo con l'onorevole Deborah Serracchiani, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, alla quale chiedo in prima battuta una sua valutazione dal suo, insomma, punto di vista importante come presidente della Commissione circa le necessità che sono emerse dopo il periodo, dopo la sperimentazione del lavoro agile nel periodo emergenziale. Ovviamente, essendo un avvocato giuslavorista, le chiedo anche tecnicamente quali sono le maggiori criticità che lei rileva e se queste criticità possono vedere una risposta di tipo normativo anche alla luce delle recenti indicazioni del Parlamento europeo che si è concentrato sul diritto alla disconnessione, ma che preludono probabilmente a un intervento normativo a livello europeo più in generale sulla modalità di lavoro agile. Grazie.
Grazie, intanto buonasera e grazie per l'invito e complimenti anche perché credo che questo lungo seminario molto approfondito abbia davvero colto tutti gli aspetti e ovviamente gli aspetti, diciamo, di contenuto più giuridico li lascio molto volentieri, se posso chiamarlo al collega Falasca, perché insomma è sicuramente più sul campo di me in questo periodo che vedo la cosa con un osservatorio un po' diverso. Non voglio dire privilegiato perché ovviamente sarebbe un errore, però diciamo che questa pandemia è stata un po' l'occasione, purtroppo, sia chiaro, lo dico ovviamente consapevole della tragicità e della drammaticità del momento che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. Però oggettivamente è stato un banco di prova per una tipologia lavorativa, quello che abbiamo definito lo smart working, il lavoro agile, che in qualche modo, come veniva ricordato dalla nostra moderatrice, non è che non si conoscesse o non ci fosse, però diciamo che era anche relegato ad alcune eccellenze, ad una qualità e quantità comunque limitata anche all'interno della pubblica amministrazione, insomma, non aveva avuto, diciamo così, questi picchi come purtroppo ha dovuto avere durante il periodo del lockdown e della pandemia. E come è stato, credo, chiarito anche questa mattina da chi è intervenuto, noi non abbiamo proprio fatto uno smart working, insomma, soprattutto nella prima fase è stato un lavoro da casa, con tutto quello che questo comporta, insomma, semplicemente ci siamo trasferiti fisicamente, siamo rimasti a casa e come potevamo, utilizzando strumenti del lavoratore, a volte messi a disposizione dall'azienda, a volte in qualche modo trovando soluzioni non sempre agevoli, non sempre diciamo comode anche per l'attività lavorativa, abbiamo tentato, diciamo così, di arginare la pandemia e cercare di continuare a lavorare. Se però guardiamo al lavoro agile come anche un'ulteriore opportunità, o comunque quello che è di fatto, cioè non è un lavoro da casa, ma è una profonda riorganizzazione della modalità lavorativa, perché vuol dire che saltano i due punti di riferimento con cui normalmente noi guardiamo al lavoro, lo contiamo, lo diciamo verifichiamo, e cioè lo spazio e il tempo. Lo spazio inteso anche come luogo fisico nel quale lavoriamo, non siamo più obbligati a farlo nella sede, diciamo così, dell'azienda o nel luogo indicato dall'azienda, e il tempo, perché conta di più il raggiungimento dell'obiettivo, cioè il risultato finale. Quindi il tempo è un po' una disponibilità che ha il lavoratore di gestire appunto l'organizzazione del lavoro. Ci tengo a sottolinearlo perché è soltanto una delle conseguenze quella di avere anche una, diciamo così, agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ecco, non vorrei che lo assumessimo il lavoro agile come una forma di conciliazione famiglia-lavoro, perché in realtà quella è soltanto una conseguenza. Di fatto parliamo di una vera e propria diversa organizzazione del lavoro. E parto da qua per dire che alla luce di quello che è stato testato, mi verrebbe da dire sul campo, e delle conseguenze di questo passaggio, per cui quando si dice che non torneremo, che quando supereremo questa cosa non torneremo come prima, beh, uno di questi aspetti sarà proprio questo, cioè ormai molte aziende si stanno organizzando per far sì che diventi ormai strutturale il lavoro di smart working. Personalmente ho incontrato diverse aziende, ovviamente tra virgolette sono facilitate le aziende già strutturate, più grandi, che hanno comunque una tipologia lavorativa di certi tipi, le quali però stanno affrontando, se volete, anche la fase 2 dell'organizzazione lavorativa definita come lavoro agile, e cioè il fatto che tra le conseguenze che comporta il lavoro agile c'è anche lo svuotamento degli spazi. Alcune grandi aziende che ho ad esempio incontrato, mi viene facile se penso a Milano, ma credetemi, sta accadendo anche a Roma, insomma, nei grandi centri delle città, si stanno liberando degli spazi fisici, perché molte aziende, proprio avendo, diciamo, quotidianamente a disposizione un minor numero di lavoratori per quanto a rotazione, si sta in qualche modo organizzando per avere un unico edificio nel quale lavorare tutti, ad esempio, il che significa che si liberano proprio degli spazi immobiliari. Significa anche che si sta ripensando il modo con cui il lavoro crea economia. Mi riferisco in particolare alla cosiddetta economia locale. Un lavoratore che non esce di casa per andare a lavorare vuol dire che non utilizza il trasporto pubblico, vuol dire che probabilmente non prende il caffè dove era abituato a prenderlo sotto l'ufficio, vuol dire che non mangia in una mensa, vuol dire
che utilizza, diciamo così, diversamente il suo tempo di lavoro e ovviamente anche, diciamo così, il modo con cui quel tempo di lavoro entrava, diciamo così, nella sua vita. Questo, perché faccio questo ragionamento generale? E poi cerco di essere breve perché se non ho capito male faremo più, interventi. Primo perché dobbiamo tener conto che è una riorganizzazione del lavoro. Dobbiamo tener conto che cambiano i tempi, i modi e i luoghi di questo lavoro e dobbiamo tener conto che queste conseguenze si determinano sulla vita del lavoratore, sull'organizzazione aziendale, ma anche sul contesto ambientale in cui questo avviene. Quindi, se la domanda è come pensa di, diciamo, la politica, le istituzioni, i luoghi della politica di guardare ad un'organizzazione del lavoro agile, la prima cosa che penso e che insomma, porto, diciamo così, a questa tavola rotonda è sicuramente il fatto che dobbiamo prima di tutto avere una cornice generale, un quadro giuridico, si direbbe, nel quale inserire quelli che sono i principi fondanti di questa riorganizzazione lavorativa. E allo stesso tempo tener presente che molto non può essere, diciamo così, definito a monte, ma a valle. E quindi anche la centralità della contrattazione collettiva in questo senso e della specificità dei diversi settori che si riorganizzano attraverso lo smart working è una parte della, diciamo così, costruzione che deve essere fatta a livello legislativo. Quindi un quadro generale di principio nel quale inseriamo anche nuovi diritti, faceva lei riferimento al diritto alla disconnessione, che è un po' un diritto nuovo di tutti quei lavori che oggi impattano molto sul lavoro digitale, però allo stesso tempo è un tema legato appunto a questi nuovi lavori che hanno necessità di una anche diversa, diciamo, definizione dei diversi campi nei quali ci occupiamo del tema lavoro. Faccio un esempio per tutti, viene completamente rivisto il tema della sicurezza sul lavoro. Nell'anno 2020 gli infortuni in itinere sono drasticamente ridotti. Perché? Perché l'infortunio che capitava da casa al lavoro, da lavoro a casa, è chiaro che laddove ci siamo spostati molto di meno, laddove è aumentato il lavoro appunto agile, non c'è stato quel tipo di infortunio. Ma è cambiato il modo con cui si deve fare sicurezza sul lavoro, perché una sicurezza sul lavoro non più fatta e finalizzata nell'azienda o nell'ambiente di lavoro, ma nella propria abitazione, con tutta una serie di conseguenze legate ovviamente a una riscrittura delle norme, alla luce anche di quelle che sono novità oggettive, dettate dall'innovazione tecnologica, delle modalità lavorative nuove, e poi c'è un tema legato all'uso proprio degli strumenti tecnologici. Chi paga cosa? A chi fa riferimento lo strumento, molti dei lavoratori hanno pagato ad esempio la connessione perché oggettivamente si sono trovati nelle condizioni di doverlo fare laddove non era possibile. Quindi diciamo che, e chiudo su questo, in quel quadro giuridico generale in cui abbiamo chiaro quali sono i tempi, i modi e i luoghi che cambiano e anche il contesto nel quale inserire il lavoro agile, le conseguenze pratiche sono molte. Incidono sulla sicurezza sul lavoro, incidono sull'ambiente di lavoro, incidono sulla, diciamo, sulla natura, sulla modalità in cui si cambieranno i volti delle nostre città e incidono anche evidentemente a cascata su altri temi, la mobilità, piuttosto che appunto la proprietà, l'uso e la connessione, insomma, tutto quello che è legato appunto alla possibilità di svolgere lavoro agile. Ecco, credo che la politica dovrà per forza, in condizioni diciamo di normalità, perché ancora questa condizione di normalità ahimè non c'è, ragionare su come costruire il quadro giuridico e dove e come affrontare le conseguenze che ho proprio brevemente, sinteticamente elencato. Mi fermerei qui e magari un'altra giro. Grazie. Grazie. E saluto intanto l'onorevole Guglielmo Epifani che è appena entrato a far parte dei nostri lavori. Passerei, visto che mancano alcuni relatori, alla senatrice Susi Matrisciano, presidente della Commissione Lavoro del Senato per omogeneità di presidenze. E, anche a lei chiederei, evidentemente, insomma, mi sembra, lo do per scontato che c'è l'interesse e l'intenzione di intervenire normativamente in futuro. Chiedo anche a lei quali sono eventualmente le priorità
di una futura disciplina normativa che riveda l'attuale disciplina del lavoro agile. E chiedo anche a lei però qualcosa a proposito di, diciamo, delle politiche che si pensa di adottare per incentivare l'adozione del lavoro agile. Ho visto che molti dei disegni di legge o comunque delle idee che sono state proposte in questi mesi prevedono, insomma, delle forme di incentivazione anche sotto forma di sgravi contributivi. Se ritiene che questa sia una via o quali possono essere le altre vie per incentivare l'adozione del lavoro agile, soprattutto in quelle strutture lavorative, organizzative che non sono così attrezzate, insomma, a rivoluzionare in modo scientifico l'idea del lavoro e che quindi hanno bisogno anche di essere magari accompagnate, fermo restando che non c'è dubbio che diciamo, il lavoro agile rivoluziona non solo la modalità di fare lavoro, ma anche, come diceva prima il presidente Serracchiani, il nostro modo di concepire la vita lavorativa all'interno della vita più generale. La ringrazio. Sì, grazie, grazie a lei per le domande, grazie per l'invito innanzitutto e saluto tutti i partecipanti. È ovvio che insomma, questa pandemia ci ha posti davanti ad uno shock culturale che ci impone una grande riflessione su quelle che sono, diciamo, le nuove modalità di lavoro. Quindi immagino sono d'accordo con quanto diciamo detto dalla collega Serracchiani che ho seguito non dall'inizio perché mi sono collegata tardi, quindi diciamo impone tutto ciò comunque una rivisitazione di tutti quelli che sono gli strumenti oggi legislativi a nostra disposizione, quindi il kit che c'è partendo diciamo gli strumenti che ci sono che regolano la pubblica amministrazione, insomma, il decreto 81 del 2017, dagli articoli 18 al 23, che diciamo, hanno cercato diciamo, di normare una modalità di lavoro che però se in passato era vista come una modalità che partiva da un concetto, cioè dal fatto che il dipendente avesse una particolare situazione, magari anche familiare, per cui dovesse avere necessità di chiedere e di poter lavorare in smart working, quindi lo smart working non visto come un diciamo, valore organizzativo, come diciamo, un elemento diciamo, fondamentale all'interno diciamo, della struttura organizzativa. Ecco, quindi secondo me io vorrei diciamo, concentrare il mio intervento, poi magari insomma, ne riparliamo, che oltre diciamo, a doverlo regolare, ora siamo obbligati, tra virgolette, ad intervenire per riordinare, diciamo, questa materia, si dovrebbe partire da un concetto di cambio di cultura organizzativa. Perché? Perché in effetti dobbiamo pensare che cambiano all'interno anche del sistema di lavoro quelli che sono, per esempio, i concetti, diciamo, legati alla gerarchia lavorativa che se prima magari si basava su un concetto di controllo del lavoratore e dell'attività del lavoratore, adesso si deve spostare su quei termini che oggi sentiamo sempre pronunciare, ma che non sappiamo se fanno parte della cultura organizzativa, che sono il concetto di accountability e di engagement, per esempio, cioè quanto io mi sento ingaggiato nel mio lavoro, se ho un rapporto, diciamo, con il mio datore di lavoro che si basa sull'accountability, quindi sull'affidabilità. Quindi è normale che deve, cioè tutto questo, cioè noi possiamo regolare da un punto di vista legislativo per tutelare, diciamo, i lavoratori, ma quello che ci deve essere è soprattutto un cambio culturale di approccio a questo nuovo modo di lavorare. Per cui io mi sento risorsa e mi sento parte della mia organizzazione se io mi sento valorizzato, cioè se io non mi sento, se non ho paura neanche di essere messa in smart working perché magari uscendo da quello che è il contesto, diciamo, lavorativo fisico, posso, tra virgolette, perdere qualche diritto, l'abbiamo visto oggi,
È uscito un articolo su Corriere della Sera 7 che stavo appunto leggendo di Rita Guerzé e parla appunto ad esempio delle donne come in effetti vivono questa condizione di smart working, perché diciamocelo chiaramente, in questo periodo c'è stato un lavoro diciamo da remoto, non abbiamo proprio parlato di smart working, perché se lo smart working si basa su un concetto secondo me fondamentale, che deve essere quello non della misurazione del tempo e di come io diciamo svolgo la mia attività in quanto tempo raggiungo un obiettivo, ma sul contenuto e sulla qualità di quell'obiettivo, che può esulare dal tempo e dallo spazio. Chi ha lavorato in grandi organizzazioni, che a volte possono essere ad esempio multinazionali, sa benissimo che se tu hai il tuo riferimento e il tuo riferimento dall'altra parte dell'oceano, come mi è capitato quando lavoravo insomma per una multinazionale americana, è normale che il mio tempo non sarà quello dalle 8 alle 16, ma sarà in un altro orario di lavoro. Quindi, secondo me, il ragionamento che dobbiamo fare è appunto provare ad accompagnare anche un cambiamento culturale a livello aziendale. Ovviamente io adesso sto parlando del mondo del lavoro privato, che è quello dal quale provengo. In questa pandemia abbiamo visto che la pubblica amministrazione ha fatto quello scarto, quello slancio verso lo smart working, forse in maniera, insomma, lo ha fatto in maniera più veloce. Io continuo a dire, continuerò a dire che questi due modelli, che sono quelli della pubblica amministrazione e del mondo privato, sono modelli che si devono contaminare, perché probabilmente il pubblico può, diciamo, raccogliere nelle procedure dell'azienda privata, quindi del privato, dei modelli che può fare i suoi. Ecco, io quando parlo di smart working, in effetti mi piace appunto parlare di tre punti cardine che sono, dai quali, insomma, dai quali noi non ci dobbiamo spostare. Io parlo sempre di dignità del lavoratore, quindi come cambia il rapporto gerarchico, quali sono i suoi diritti, quali sono i suoi doveri, e quindi in effetti però non dobbiamo mai dimenticare, qui entra il diritto alla disconnessione, ad esempio, il gender gap, perché noi dobbiamo fare in modo che lo smart working non diventi i lavori domiciliari e magari le donne che già hanno i compiti di cura debbano essere magari penalizzate, quindi anche qui offro uno spunto di riflessione. Parliamo di secondo punto, la retribuzione. Io mi piace partecipare a questi eventi proprio perché devono essere spunti di riflessione per tutti e ragionare in maniera diciamo collettiva, e questo poi ci aiuterà nella nostra attività legislativa. Come cambia la retribuzione, come viene valutata, come viene misurata, come vengono misurate le performance, quindi diciamo delle risorse. E poi un altro punto fondamentale che diciamo elencava anche la Presidente Serracchiani è la sicurezza sul lavoro. Come cambia appunto il concetto di sicurezza sul lavoro nel momento in cui lo spazio, il tempo, lo spazio non è più quello dell'ufficio, ma diventa quello domestico, non può essere neanche quello domestico, sarà quello, diciamo, dello spazio del co-working, e qui ci colleghiamo diciamo, alle tematiche di sostenibilità e di diciamo anche parliamo di ripopolamento, ad esempio, delle aree interne. Quindi, insomma, c'è una riflessione molto molto importante da fare su questo tema, e quindi ognuno può portare, diciamo, un contributo fondamentale. Quindi parliamo di ambiente, parliamo di sostenibilità, parliamo di sicurezza, quindi il famoso DVR che mi viene in mente, il documento di valutazione dei rischi, come cambia nel momento in cui cambia il mio posto di lavoro. Ecco, quindi io mi fermerei qui, forse sono stata un Grazie. po' lunga, la ringrazio. No, no, chiedo comunque a tutti di quello che ho chiesto all'inizio di contenere gli interventi in modo da consentire un secondo giro, ma intanto la ringrazio. Riprendo allora l'ordine, insomma, iniziale e chiederei all'onorevole Epifani, considerata anche la sua importante esperienza pregressa, quali sono a suo avviso le opportunità e i rischi, se rischi ci sono, di una forma di lavoro che rivoluziona la tradizionale architettura dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore. In particolare l'onorevole Epifani non c'è più, non lo vedo più, dalla regia me lo confermano? Me lo confermate?
È uscito, va bene. Allora passerei alla senatrice Tiziana Nisini, che invece vedo. Alla senatrice volevo chiedere questo, è già emerso insomma, durante tutta la giornata, ma anche dagli interventi precedenti, che c'è bisogno di un cambio di mentalità evidentemente da parte degli imprenditori e dai manager. Le chiedo, ritiene opportuna l'adozione di politiche specifiche che indirizzino la formazione anche di questi soggetti, cosa che nel nostro paese, insomma, di recente ha iniziato a essere, ad avere un rilievo anche attraverso la formazione continua, ma che forse è sempre un po' deficitaria, in modo da indirizzare la formazione di questi soggetti e anche da agevolare attraverso specifiche politiche di sgravio l'adozione di queste misure da parte delle aziende private. Grazie. Grazie, innanzitutto grazie per l'invito e per l'interessante appuntamento sullo smart working che è diventato importante nell'ultimo anno in seguito alla pandemia che ha stravolto il nostro paese. Io ho seguito con attenzione anche le prime due sessioni di oggi e sul tema del lavoro, come hanno detto, mi hanno preceduto anche i colleghi prima, si sono cercate delle soluzioni alternative. Vero è che durante tutto questo anno abbiamo avuto anche modo di riscontrare diverse criticità e anche capire cos'è mancato. Io mi vorrei focalizzare, visto che arrivo dalla provincia di Siena, comunque dalla regione Toscana, tutte le problematiche riscontrate nel mondo agricolo. E se è vero che il lavoro a distanza ha risolto grosse problematiche per i dipendenti della pubblica amministrazione, come anticipato prima la collega Matrisciano, o comunque per le aziende che non richiedono lavori manuali, questo non si è potuto completamente affermare per l'agricoltura, dove invece ci troviamo di fronte ad un aspetto diverso. E problematiche più evidenti si sono riscontrate nelle aziende più piccole, che comunque hanno la necessità di avere personale sul posto del lavoro per mantenere un livello di costi compatibile con i prezzi dei prodotti raccolti e non essere comunque sbranate dal mercato della concorrenza estera. Allora, cosa è mancato e cosa ci dovrebbe essere? Bisogna intervenire innanzitutto sull'innovazione. Se si vuole parlare di smart working, di lavoro agile nel mondo agricolo, non si può non parlare di innovazione, senza però perdere di vista quelle che sono le reali esigenze. Quindi l'obiettivo principale è quello di promuovere un'agricoltura innovativa, resiliente e diversificata per garantire la sicurezza alimentare e rafforzare il tessuto socio-economico delle aree rurali. Ed in Toscana è particolarmente importante, enfatizzando in particolare la tematica della sostenibilità e della competitività del settore agricolo e agroalimentare, rafforzando anche la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. Qual è il problema? Una grossa criticità che si è riscontrata. Si è riscontrata la problematica delle aree bianche, quelle aree in cui purtroppo nessun operatore di infrastrutture di rete investe o investirà e qui dovrebbe l'attore principale, come attore principale, dovrebbe intervenire lo Stato, perché ci troviamo davanti a delle realtà, soprattutto in Toscana, anche piccole realtà, piccoli comuni che sono tagliati fuori dalla connessione, dove le aziende, anche le piccole aziende, non hanno la possibilità di attivare l'e-commerce, non hanno l'accessibilità per essere aggiornati continuamente col MIPAFT e l'impossibilità ad accedere alle piattaforme mirate come Registri Agea e Artea, che sono indispensabili. Molto spesso i piccoli agricoltori si trovano costretti a sostenere costi importanti per riuscire a essere connessi. E entrano in campo anche le associazioni di categoria che vanno in aiuto di questa categoria, che si affida proprio all'associazione di categoria per poter avere un supporto. Quindi l'obiettivo è quello di rendere più autonomo possibile l'agricoltore attraverso una rete veloce e connessa, ma per far questo ci vuole ovviamente un grosso intervento dello Stato e non deve mancare neanche la formazione, perché in agricoltura non si parla di braccianti, ma si parla anche di professionisti, di tecnici che devono continuamente essere formati. Anche in agricoltura è importante che lo sia.
Quindi in sostanza bisogna intervenire sulle aree bianche con investimenti importanti nel mondo agricolo per quanto riguarda le connessioni, perché si parla bene di smart working, di lavoro agile nella pubblica amministrazione, ma non si può parlare di vero smart working nel mondo agricolo se non si parla di innovazione, tenendo sempre in considerazione le realtà più piccole che sono sempre più in difficoltà e con un'attenzione anche ai finanziamenti dell'Unione Europea, che sono determinanti soprattutto per i nostri giovani e per far sì che avvenga un ricambio generazionale, visto l'età media degli addetti nel settore. Grazie, ringrazio la senatrice Nisini. Di nuovo non vedo l'onorevole Epifani, quindi andrei direttamente all'avvocato Falasca, che ovviamente, come tutti sanno, è un esperto di politiche del lavoro, un giudice lavorista, ma è anche responsabile per le relazioni industriali e i rapporti di lavoro del Comitato Promotore di Azione. Avvocato, ovviamente le vorrei fare moltissime domande anche a seguito della sessione precedente in cui i rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e dell'INL hanno insomma messo in luce, non so che termine usare per non dare un giudizio di merito vista la mia neutralità, però insomma il fatto che la legislazione attuale ha dei buchi che probabilmente non possono essere colmati solo con i principi generali e quindi ci sono una serie di questioni insomma da affrontare. Io a lei vorrei chiedere quali ritiene essere le priorità appunto in termini di regolamentazione rispetto alla modalità di lavoro agile, a partire ad esempio da quelle, le do io questo spunto, sulla privacy e sui controlli a distanza, che in questo momento mi sembra siano un po' trascurati rispetto ad altre questioni che sono emerse. E poi naturalmente ci faccio il secondo giro. Grazie. Sì, allora intanto saluto tutti, devo dire la verità, forse perché siamo ex colleghi o colleghi, non lo so se ancora esercita, però mi trovo molto in tutto l'intervento del presidente Serracchiani, quindi io potrei anche metterci la firma sotto e chiudere qui. Per aggiungere qualcosa di diverso e rispondere alla sua domanda, parto da una visione generale. A mio avviso dobbiamo evitare come la peste un nuovo intervento normativo. Dobbiamo considerarlo un extrema ratio, non perché in sé non sia un valore, ma perché noi abbiamo questa pessima abitudine di risolvere ogni problema del lavoro con la regolazione, e questo fa sì che si stratificano norme su norme su norme su norme. Vi faccio un esempio che sembra non entrarci nulla, ma c'entra. In questi mesi di emergenza, di pandemia, di bisogno di interventi rapidi anche sulla vita delle persone, una materia tutto sommato, se ci pensate, semplice come quella del congedo per chi ha i figli in quarantena è finita dentro un groviglio di norme, di circolari, di provvedimenti regionali che sfiora la follia. Io ho avuto amici di famiglia che non sapevano come gestire la materia, ci siamo messi a studiare la materia. Allora io ho detto, ma è possibile che noi possiamo pensare che un cittadino debba studiare per avere un permesso? Adesso parto anche in una cosa più sofisticata, ma il rischio qual è? Il rischio è sempre quello di andare a regolare. Allora noi dobbiamo stare attenti solo a difendere i diritti. Quando i diritti sono a posto, dobbiamo anche credere nelle buone prassi. Allora, e poi vengo alla sua domanda perché non la voglio eludere, mi faccia dire solo una cosa sulle buone prassi. Questo anno, come ha detto bene il presidente Serracchiani, ci ha parlato del lavoro, io lo chiamo lo casalingo per dare idea ancora un po' più dell'esperienza casareccia che abbiamo fatto. Non vale nulla, cioè questo che abbiamo fatto quest'anno, siamo scappati a casa perché c'era l'emergenza, dovevamo farlo, è stato giusto così. Ma c'entra davvero poco con lo smart working, perché lo smart working ha un elemento che è mancato, che è l'alternanza, alternanza dei luoghi, alternanza degli spazi. Quindi per tornare allo smart working riprendiamo l'alternanza, e mi faccia dire, riprendiamo la bellezza della interazione umana, perché adesso io tutta poi questa apologia dello smart working inizia anche un po' a urticarmi. Io adesso, sapendo di attirarmi l'antipatia di qualcuno, dico che
gli ideologi dello smart working a tutte le cose sono un po' come i vegani. Se tu ti poni, diciamo, un piccolo dubbio sulle magnifiche sorti e progressive dello smart working, viene aggredito comunque come un ferro vecchio del Novecento. Ricordiamoci che noi dobbiamo spiegare che nel new normal si torni tutti negli uffici, e poi cogliamo l'opportunità di questa nuova organizzazione del lavoro. E vengo a lei, perché lei mi pone due questioni che oggi non è che non sono irrisolte, ma sono diciamo coperte da un'illegalità diffusa. Il tema dei controlli a distanza. Tutti noi difendiamo, mi pare, tutti i presenti, se conosco un po' la loro opzione, il principio sacrosanto, articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. È vietato controllare a distanza i lavoratori. Siamo d'accordo. E siamo anche convinti che le aziende più o meno lo rispettino. Apriamo i computer di tutte le aziende, e credo anche delle pubbliche amministrazioni, e vediamo che il pacchetto Office ha quel meccanismo che mi dice se una persona è connessa, se è busy, se sta facendo una conference call e se è andata, quasi si è andata al bagno. Ma allora, ma noi siamo sicuri che la strumentazione legale è moderna? Io non dico che dobbiamo autorizzarla questa cosa, sto soltanto dicendo che qui sì, le norme e la realtà vanno in direzioni completamente opposte. Quindi un problema c'è. Questo fatto di stare 8 ore video collegati, e l'esperienza quest'anno ci dice che qui le aziende sono state molto carenti, perché i manager dicono dove sei non ti vedo. Oggi c'è controllo a distanza di massa, dobbiamo saperlo, quindi questa è un'emergenza. E quindi controllo a distanza e privacy mi sembra un problema un po' più gestito, nel senso privacy nel senso strettamente normativo di tutela dei dati, bisogna soltanto stare attenti che le connessioni siano sicure. Vado a chiudere. Io nel new normal spero e vedo che si torni tutti nei luoghi di lavoro, spero e auspico che tutti diano gli obiettivi, diano la flessibilità di alternare lavoro e fuori dal lavoro, e poi bisognerà riflettere sulle conseguenze di questo nuovo assetto. Forse ci saranno meno buoni pasti e più connessioni wifi, ma anche le relazioni industriali dovranno adeguarsi, dovranno capire come gestire questo tema. Però ecco, ricordiamoci, poi mi fa piacere sapere cosa ne pensa anche l'onorevole Epifani su questo, che parlare di controllo a distanza è facile, ma sporcandoci le mani con la realtà è un po' più difficile capire che cosa ne facciamo. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Epifani, mi sente? Sì? Riusciamo? Sì, spero. Grazie. Scuso, ma grazie. Ho avuto problemi di collegamento. Ogni tanto apparite e scomparite. Capita. Quindi allora, spero di poter completare. Mi dispiace che lei non abbia potuto ascoltare gli interventi precedenti, ma io volevo chiederle, considerata ovviamente... Ah, li ha ascoltati, ok. Considerata la sua esperienza pregressa, volevo chiederle qualcosa proprio così dal punto di vista di un sindacalista, no? Evidente che parliamo del lavoro agile come dovrebbe essere, non di quello casereccio che ricordava prima l'avvocato Falasca. Evidente che è una forma, una modalità di lavoro che scardina, che rivoluziona la tradizionale architettura dei rapporti contrattuali tra datore di lavoro e lavoratore, quantomeno rispetto ad alcuni elementi, il tempo, la misurazione del tempo di lavoro e il luogo di lavoro, e quindi la presenza fisica, la rilevazione della presenza fisica del lavoratore. Dal suo punto di vista, questa forma di lavoro, quali rischi comporta per i lavoratori e quali dovrebbero essere, e qui mi riallaccio anche alle cose che adesso diceva l'avvocato Falasca, e cioè il rischio che poi un eccesso di regolamentazione, intanto il fatto che noi abbiamo sempre la tendenza a pensare che una nuova norma semplicemente risolva le questioni, ma anche aggiungo che rispetto a una modalità di lavoro così leggera, flessibile, che poi qui flessibile è usato in modo è un aggettivo che dovrebbe essere usato in modo diverso da come veniva usato tradizionalmente rispetto all'espressione lavoro flessibile, ma come possiamo c'è il rischio che un eccesso di regolamentazione snaturi questa nuova forma di lavoro che in realtà si basa sulla fiducia tra datore di lavoro e lavoratore e non sulla presenza fisica e sulla rilevazione e misurazione dell'orario di lavoro?
Grazie. Sì, allora intanto buonasera a tutti. Io penso questo, che la prima cosa da fare ovviamente nel dibattito è un po' di semantica buona. Bisogna essere chiaro che il lavoro smart o lavoro agile è una cosa, il lavoro a casa è un'altra cosa, lo comprende ma non è tutto. Quindi se parliamo di smart implica non soltanto a proposito di infrastrutture tecnologiche che magari in alcuni momenti o in alcuni punti non sono sempre efficienti. Vabbè, è eccessivo però questo guasto, perché ogni volta che l'onorevole prende la parola... Oggi non era mai successo, mi dispiace che succeda proprio con l'onorevole Epifani, non vorrei che pensasse... Non c'è modo, okay, sta tornando. Il diritto alla disconnessione è mia. Esatto. Riprovo, scusatemi. Allora dicevo, bisogna chiarire, perché lo smart work non è soltanto una dimensione spaziale del lavoro, implica una cosa un po' diversa, non a caso il termine che viene usato in questo modo, implica un'organizzazione dell'impresa, un'organizzazione del lavoro fondata prevalentemente su autonomia e obiettivi. Perché se mancano queste caratteristiche, allora diventa soltanto un classico decentramento di telelavoro, oppure com'è in questa situazione? Una scelta di costrizione. Come siamo passati da 200.000 persone che lavoravano in smart working al numero di persone che oggi lavora? Perché non c'erano alternative. O lavoravi da casa o non lavoravi. Valeva per i lavoratori, valeva per le aziende. Però siccome questa fase prima o poi finirà, il tema va riportato fuori dalla costrizione. E quindi da questo punto di vista sarà inevitabile fare due o tre verifiche. La prima con le aziende. Nelle aziende la scelta del lavoro agile non lo fanno tutte allo stesso modo. Ci sono gruppi che lo fanno in un modo, altri gruppi che decidono un'altra forma. Gruppi per cui il controllo sulle persone da vicino è più forte, e gruppi che invece scommettono di più sull'autonomia. Questo è evidente, anche grandi multinazionali fanno scelte diametralmente opposte anche in questi mesi, non so per il futuro. C'è un problema gigantesco per le piccole e medie imprese, soprattutto poi di connessione, di risorse, di investimenti in innovazione, e quindi da questo punto di vista anche un'altra verifica da fare. È evidente che siccome siamo in una fase di passaggio e non è ancora chiaro dove arriveremo, va da sé che bisogna usare soprattutto l'arma. Vediamo se riesce in pochi minuti a riconnettersi, perché mi sembrava interessante, come al solito, quello che ha da dire l'onorevole Epifani. Questo ci apre poi il digital divide. Eh sì. Per riallacciarmi anche alle cose che venivano prima dette dalla senatrice Nisini, visto che siamo nel mondo agricolo, questo per noi è un problema rilevante. Onorevole, ci sente di nuovo? Può continuare? Grazie. Sì, sì, no, sento, riprovo a finire. Quindi bisogna affidarsi alla contrattazione soprattutto, perché ci sono aspetti naturalmente che vanno normati. E tra le parti, le avete già detto, ne ha parlato la Presidente Serracchiani, la Presidente della Commissione Lavoro del Senato, cioè li abbiamo questi problemi, quindi è evidente. E poi altre cose che vanno un attimo ripensate, è la formazione. Il rapporto tra il lavoro di relazione e la produttività dell'azienda, altro tema molto molto delicato. Le discriminazioni possibili. Io scelgo di farti lavorare da remoto per altre motivazioni. Quindi ci sono questioni che andranno poi affrontate. E da questo punto di vista un'esperienza di contrattazione, un confronto anche con le imprese, grandi e piccole, per capire bene i problemi, poi possono portare a situazione naturalmente risolta a fare le scelte anche legislative più opportune. Si può fare quello che serve urgentemente, ma io farei una cornice molto leggera,
un grande spazio alla contrattazione, soprattutto quella di secondo livello rispetto alle norme del contratto nazionale di lavoro, e poi trarrei un po' la somma di questa esperienza e di dove ci può portare. Perché noi parliamo tanto di smart working che può diventare un modello. Io non ne sono mica sicuro. Può valere per una parte di impresa. Dobbiamo capire se i diversi settori merceologici hanno tutti la stessa possibilità. E anche questo non è semplicissimo. Quindi per questo io tutto quello che è contrattazione, flessibilità, io credo lo inseguirei. E poi, arrivati a un certo punto, farei una norma di legge. D'altra parte, scusate, noi stiamo ancora discutendo, perché non lo sappiamo, cosa succederà con il blocco dei licenziamenti a fine marzo. Cioè, lo dico per dire in quale situazione di costrizioni siamo tutti. Aziende, lavoratori, imprese, difficile in questo immaginare un quadro normativo immediatamente fruibile per gestire un processo di queste dimensioni, che peraltro è molto complesso e ha dentro di sé tanti elementi. Quindi affiderei alla contrattazione tra le parti la sperimentazione, la diffusione di questa modalità, e interverrei solo dove c'è bisogno, soprattutto pensando a diritti fondamentali dei lavoratori. Grazie, grazie onorevole. E riprenderei allora di nuovo dalla Presidente Setacchiani, riagganciandomi a questi ultimi ragionamenti sulla contrattazione collettiva che faceva l'onorevole Epifani. Quale deve essere, secondo lei, il ruolo della contrattazione collettiva su questa materia? Ma mi consenta di allargare un po' il campo. È evidente che la questione della contrattazione collettiva nei mesi pre-pandemia era, diciamo, un argomento importante per tutte le considerazioni che venivano fatte a proposito del ruolo della contrattazione collettiva più in generale e dell'intervento della legge su alcune delle materie che sono state tipiche sempre della contrattazione collettiva, penso al salario minimo legale. Noi ovviamente qui parliamo di un'associazione di datori di lavoro che ha come proprio core business la contrattazione collettiva e che crede molto nel potere regolatorio, ovviamente, la contrattazione collettiva. Sullo smart working in questo momento forse è difficile immaginare esattamente cosa si può fare. La legge, peraltro, quella vigente, non rinvia la contrattazione collettiva, a differenza di altre norme che invece lo prevedevano espressamente. Qual è il suo pensiero riguardo al ruolo che la contrattazione collettiva, salvo vedere quale contrattazione collettiva, può avere anche su questo tema? Ma in parte ha già risposto il collega Epifani quando ricordava la centralità della contrattazione di secondo livello. Perché dico questo? Perché premesso che, come mi pare, insomma, abbiamo tutti concordato, il legislatore può dare solo quella che è una cornice di massima su alcuni grandi principi, mi ha molto convinto quello che diceva l'avvocato Falasca quando diceva: stabiliamo quali sono i diritti, poi lasciamo anche un po' di flessibilità, diciamo, no, alla prassi, alle cose così come nascono e si determinano. Alcune cose noi già oggi siamo in grado di dirle, cioè noi siamo già in grado di dire, ad esempio, che lo smart working ha un effetto diverso a seconda anche della tipologia di azienda. Non mi riferisco solo al settore, che ovviamente incide, mi riferisco anche alla tipologia. Non tocco il tema di un'azienda privata, seppure è il tema che tocchiamo oggi, ma immaginatevi anche nella pubblica amministrazione. Quando noi abbiamo stabilito ad un certo punto almeno il 70%, poi almeno il 50% di smart working, l'effetto era completamente diverso nel piccolo comune che aveva 3-4 dipendenti rispetto al grande comune della città che ne aveva molti di più. Perché ovviamente noi non siamo in grado di fare, purtroppo, un tessuto, come posso dire, un taglio sartoriale unico che vada bene a tutti. Lo smart working è la classica tipologia nella quale lo spazio deve essere lasciato alla contrattazione collettiva e a quella di secondo livello. Si possono determinare alcuni, diciamo così, principi generali, li abbiamo detti alcuni. Il diritto all'alternanza, perché sennò non è smart working, non è lavoro agile, perché se tutti i giorni facciamo il lavoro a casa, stiamo parlando di un'altra roba, ed è quello che purtroppo stiamo facendo anche adesso, abbiamo fatto a lungo. Lo smart working, il lavoro agile, è un'alternanza di tempi, di modi e di luoghi.
e le aziende che lo fanno, diciamo, in modo strutturale lavorano proprio sull'alternanza, se volete anche sulla rotazione in qualche modo delle competenze a seconda delle necessità e dei bisogni dell'azienda. Il diritto alla disconnessione, che si lega a quello che abbiamo detto essere il controllo del lavoratore in base all'articolo 4, che va declamato in modo diverso, cioè andrà, come dire, calato a seconda di che cosa è intesa, che cos'è il controllo a seconda anche della tipologia di mansioni, di competenze, della tipologia di lavoro. E quindi disconnessione, alternanza, da lì deriva quindi un approccio diverso per quanto riguarda la sicurezza, per quanto riguarda, diciamo, altre cose che abbiamo toccato. Quindi sulla contrattazione collettiva, quando lei mi chiede che tipo, ma io non sono in grado di definire oggi, diciamo così, i paletti a questa contrattazione collettiva, perché credo intanto che debba, scusi, faccio un passo indietro, se è chiaro a questa tavola rotonda che, diciamo, la definizione di questi criteri viene lasciata alla contrattazione collettiva, non è proprio chiaro a tutti, perché molti oggi chiedono una legislazione che disciplini puntualmente la materia del lavoro agile, dicendo che quella del 2017 e precedente non è più sufficiente, che va oggi messa in modo puntuale. Questo sarebbe un errore, no? Di approccio, se vuole, culturale, ma anche legislativo, perché rischiamo di irrigidire uno strumento che non nasce come rigido, che ha bisogno della sua flessibilità, che ha bisogno di avere, come dire, un campo nel quale muoversi ed adattarsi, che non può che essere quello della contrattazione collettiva. Poi, a seconda della tipologia, del territorio, dei luoghi, dei modi, lo diceva bene la senatrice Nisini, ovviamente l'agricoltura ha tematiche, problemi, applicazioni pratiche che sono profondamente diverse dalla metalmeccanica piuttosto che dalla pubblica amministrazione, piuttosto che da altri settori. Però è proprio per questo motivo che non siamo noi a dover dare, diciamo così, questo vestito così rigido a questo tema. Anzi, la contrattazione collettiva deve avere campi larghi nei quali entrano diritti nuovi. Parlavo dell'alternanza, parlavo della disconnessione, ma insomma altri ce ne sono che si aggiungono. E poi aggiungo come terzo step l'accordo anche individuale, di cui noi non abbiamo parlato, ma che è il tema con cui spesso, come dire, con cui si organizza il lavoro agile, almeno per come adesso è gestito e pensato. Io lo lascerei uno spazio all'accordo privato, o meglio all'accordo, diciamo, singolo, soprattutto se si lega a particolari situazioni del lavoratore. Torno a una cosa che ho detto all'inizio: è una organizzazione del lavoro, non è una conciliazione dei tempi di vita del lavoratore, della famiglia, eccetera. Però può anche aiutare in alcune circostanze proprio quel tipo di, diciamo così, di difficoltà. Allora, in questo caso io lascerei uno spazio, ovviamente sempre dentro, come dire, la cornice della contrattazione, anche agli accordi individuali, ovviamente con una disciplina che a questo punto è una disciplina che tiene fermi i diritti e che valuta il resto. Mi permetterà nella conclusione, siccome un lavoratore, credo un lavoratore, mi pare Manolo Benito, se ho scritto bene il nome, aveva fatto una domanda sui lavoratori fragili, sul fatto che non siamo riusciti ancora a disciplinare l'assenza senza farla entrare nel comporto, perché effettivamente in manovra di bilancio abbiamo ridisciplinato il tema dei lavoratori fragili, abbiamo dato, diciamo così, uno spazio che mancava, nel senso che abbiamo recuperato un periodo di tempo che era rimasto fuori, però non abbiamo fatto quello che valeva fino al 16 ottobre, cioè il fatto che quell'assenza per i lavoratori fragili non fosse computata nel comporto. Volevo soltanto informare che c'è un emendamento al milleproroghe ora in discussione alla Camera, ovviamente attendiamo la formazione del governo per poter continuare i lavori, che chiede di poter proprio fare questo, cioè di prevedere che quella assenza non venga considerata ai fini del comporto per quanto riguarda i cosiddetti lavoratori fragili. Chiedo scusa se ho approfittato, ma credo che insomma fosse una domanda a cui dare una risposta oggi. Grazie. Perfetto, grazie, grazie, assolutamente. Mi collego proprio a quest'ultimo argomento anche per fare un'ulteriore domanda alla senatrice Nisini. A proposito dei lavoratori fragili o dei lavoratori che per conseguenze, diciamo, di salute possono avere esigenze di, anche in futuro, adesso non parliamo più del momento emergenziale, ma in futuro, può diventare
una forma di lavoro normale, non vorrei dire un diritto, ma insomma lei vede la possibilità che questa modalità per questi lavoratori sia una soluzione del problema o che possa diventare una forma ragionevole, insomma, di accomodamento della situazione lavorativa di un lavoratore fragile? Diciamo che la problematica dei lavoratori fragili si è fatta sentire proprio in questo periodo di pandemia, dove il loro stato fisico è diventato centrale in questa situazione, tant'è che tanti gli emendamenti sono stati portati proprio a sostegno dei lavoratori fragili, che rispetto a condizioni di salute buone si sono ritrovati in una grandissima condizione di difficoltà. E come diceva l'onorevole Serracchiani, sono tanti emendamenti sono stati presentati per equiparare l'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, perché se prendere il virus è pericoloso per tutti noi che godiamo di ottima salute, la loro situazione era molto più difficile ed erano molto più a rischio. Mi viene da pensare ai malati oncologici, a coloro che seguono terapie salvavita, anche a chi ha grave disabilità, gravi patologie pregresse. Per cui tante richieste, tante proposte sono state portate avanti per andare incontro a questa fascia di persone. L'emergenza, la pandemia ha messo in evidenza questa problematica, ma che andrà portata avanti anche nel post pandemia, per dare una sicurezza in più a questa fascia di lavoratori che molto spesso, vista il loro stato di salute, sono più a rischio di altri anche in condizioni normali. Quindi, prendendo tutto ciò che è emerso nell'ultimo anno, credo che vada fatto un ragionamento a loro sostegno, non solo fino alla fine dell'emergenza, ma anche dopo. Dovrà diventare qualcosa di strutturale per dare un sostegno in più anche avanti nel tempo. Grazie senatrice, vorrei tornare all'avvocato Falasca. Spostando un po' l'attenzione invece su questioni più tecniche ma non meno importanti, stamattina abbiamo avuto, anzi in realtà nel primo pomeriggio abbiamo avuto il dottor Orazio Parisi dell'INL, e con lui abbiamo parlato un po' delle questioni che riguardano poi anche la vigilanza, no? L'ispezione, e ovviamente ci dovrà essere anche un diverso modo di atteggiarsi degli ispettori rispetto a questa nuova forma di lavoro, non solo dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista, ad esempio, della verifica del rispetto delle condizioni di lavoro più in generale. Quindi io penso ad esempio al tempo di lavoro, no? Se non c'è una regolamentazione nel contratto individuale o nel contratto collettivo, come facciamo a valutare se poi si è rispettato il contratto, non si è rispettato il contratto, e anche quali sono i riflessi contributivi, retributivi di alcune questioni che riguardano, non so, l'orario di lavoro nei festivi, il serale, lo straordinario. Cioè veramente si entra in un dedalo di questioni dal punto di vista tecnico che insomma non finiscono mai. È ovvio che però questo nasconde anche in realtà il modo con cui noi pensiamo a questa forma di lavoro, sì, il modo in cui il datore di lavoro e il lavoratore la capiscano e la percepiscano. Cosa può dirmi su questo? Grazie. Sì. Ma guardi, lei ha toccato un tasto davvero dolente, un altro dei tasti dolenti che abbiamo sperimentato in questo anno, e qui bisogna tirare un po' le orecchie anche ai manager delle aziende. Molti non sono stati capaci di gestire questa dilatazione del tempo e hanno capito che fare smart working volesse dire lavorare o diciamo anche rompere l'anima agli altri dalla mattina alla sera, ore notturne incluse, weekend inclusi. Questo non va bene, chiaramente non va bene. E ritorno, lo collego alla sua domanda di prima. Dice, ma allora dobbiamo cambiare la legge? Nella legge c'è scritto che le parti nel contratto devono regolare il cosiddetto diritto alla disconnessione. Perché questo non accade?
Probabilmente non accade perché prima eravamo ancora un po' dei neofiti dello smart working. Quello è un punto nodale, è un punto dove anche le relazioni industriali possono dire qualcosa. Perché prima il presidente Serracchiani l'ha detto, diciamo, la contrattazione ci può dire in un settore una cosa va bene, in un altro settore un'altra cosa non va bene. La contrattazione secondo livello ci può dire per una certa azienda un approccio va bene, per un'altra no. Mettere dei paletti, il diritto alla disconnessione significa dire che una persona in un certi momenti della giornata non può e non deve essere contattata. È una cosa banale, basilare, che serve alle aziende. Io che nella mia professione c'è più le aziende hanno bisogno di governare i manager, perché a volte i manager non sono pronti a gestire lo smart working, hanno questo istinto proprietario sulle persone che devono controllare sempre. Allora io ho visto in questi mesi a feste di bambini il sabato pomeriggio persone che rispondevano su WhatsApp a domande che potevano chiaramente essere evase il lunedì alle 11. Quello è un segno di perversione messa un po', diciamo, da questa ansia che genera la sbornia digitale. Allora, su questo, sempre, secondo me, le relazioni industriali e solo in ultima stanza il legislatore, su questo è un tema su cui si dovrebbe intervenire. Posso dire anche un'altra cosa un po' critica su quello che ci ha raccontato prima. Io purtroppo non ho potuto seguire la parte precedente del convegno, me ne scuso. Mi dice che i rappresentanti delle istituzioni hanno sollevato molti problemi, la tutela assicurativa, questioni che io conosco e che la legge 81, secondo me, ha in maniera abbastanza brillante gestito e tentato di risolvere. Ora, io mi chiedo pure, perché io a volte le ho sentite questi ragionamenti, questo continua diciamo, proposizioni di problemi, e se non testimonia neanche una cattiva volontà di andare verso una modernizzazione delle forme di lavoro. Perché insomma, adesso la legge 81, la legge sullo smart working, sugli infortuni, dice delle cose chiare. A me paiono chiare. Ci dice cosa succede con gli infortuni, ci dice che se io sono in un posto che sta dentro la cornice dello smart working, quello è infortuni, se poi non si vogliono comprendere o si vuole far sempre prevalere quel maledetto approccio un po' formalistico che c'ha il nostro diritto del lavoro e tutto il mondo che c'è intorno, soffochiamo anche l'innovazione. Allora io dico, cerchiamo anche di dare un po' un approccio meno formalistico agli istituti nuovi, moderni e utili per tutti. E poi regoliamo appunto dove, ecco, la disconnessione è un diritto, sì, è un diritto importante. E ricordate quante battaglie sono state fatte sul riposo? A volte trattative sindacali si spaccano sui 20 minuti di riposo, giustamente. Qui invece improvvisamente accettiamo il fatto che non c'è più orario di lavoro. No, l'orario di lavoro c'è in forma diversa. Poi vogliamo dirci che lo smart working si premia il risultato? Sì, sono d'accordo. Vogliamo dirci che conta meno l'orario di lavoro? Sono ancora di più d'accordo. Ma questo non deve essere a danno di qualcuno, deve essere a vantaggio di tutti. Quindi più obiettivi. Poi sa, lo straordinario è oggi messo, adesso non vado troppo sulle tecnicalità, ma nello smart working lo straordinario formalmente esiste, di fatto non esiste più, perché si direbbe un marcatempo, usa una terminologia un po' novecentesca, che applichiamo tutti per dire sto lavorando, mi fermo, ho superato le 8 ore. No, di fatto convenzionalmente si dice che la giornata si presume di 8 ore, se poi c'è un tema di un eccesso di lavoro verrà regolato. Se non c'è lo straordinario devo pagare diversamente il lavoro e devo pagare di più i risultati. Perché se lo smart working diventa quella immane fregatura che qualcuno immagina, non facciamo dei passi in avanti. Pensi solo a cosa può succedere se si realizza quel progetto che stanno proponendo tante aziende e che qualcuno più ingenuo vede come i cantori che parlavo prima, come positivo. Dice, l'azienda ha annunciato che non si torna più in ufficio, tutti a casa sempre. Ma guardate che questo non è un progresso, questo è inquietante. Perché significa che io vengo lasciato in cucina con l'aspirapolvere dietro o in cameretta con i figli legati sotto al tavolo se torno da scuola e non ho più un momento di socialità e l'azienda smette di pagare l'affitto, le spese comuni e quant'altro, ma ci rimette anche l'azienda. Quindi noi dobbiamo assolutamente prevenire che questo accada, dobbiamo difendere lo smart working evitando sciocche e indiscriminate apologie di uno strumento che io personalmente appunto propongo e difendo da veramente da prima che fosse normato, insomma.
ricordo il primo progetto di Alessia Mosca, qui diedi una piccola mano, insomma, adesso non ricordo se l'onorevole Serracchiani all'epoca se ne anche occupò, ma sicuramente, insomma, se ne parla da tanti anni prima della legge. Ecco, difendiamolo facendo i passi giusti. Grazie, avvocato. Allora, a questo punto io chiuderei i lavori, ringrazio anche gli altri onorevoli che sono intervenuti e che hanno esercitato il loro diritto alla disconnessione, probabilmente per ragioni tecniche. E è stato davvero molto interessante, ringrazio l'Unione Agricoltori di Siena, e questo dimostra che insomma anche l'agricoltura ha voglia di conoscere gli strumenti, serve a tutti in questo momento ragionare su questo nuovo strumento, soprattutto a chi come noi opera con queste cose quotidianamente a fianco delle aziende, quindi veramente è stata un'occasione preziosa ascoltare le vostre le cose che avevate da dire. Vi ringrazio e alla prossima, arrivederci. Saluto anche tutti quelli che ci hanno seguito sul web, che sono stati numerosi, mi dicono. Grazie, buonasera. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci.